So bene che mettere una intro a fine serie non è proprio il massimo, però è andata così. Sembra che la strada per Arenipoli sia finalmente libera e possiamo prendere la via per arrivare più velocemente possibile. Certo che possiamo, ma c'è sempre un nemico da affrontare. Perché prendo la via più veloce e non affronto tutti quanti questi allenatori incredibili? Perché non ho voglia. Semplicemente questo. Non ho fatto neanche l'intro come si deve, quindi bentornati e benvenuti in questo nuovo appuntamento con Pokémon Platino Luminescente. Oggi conquisterò l'ottava medaglia e quindi potrò accedere alla Lega del Pokémon. Penso che farò anche la Via Vittoria in questo episodio se tutto va come deve andare. E in genere niente va come deve andare in questa serie, quindi boh, vediamo che succede. Il mio problema più che altro sono i capelli che non vengono mai bene in cam, nonostante li guardi dal vivo e sembrano ok, poi in cam vengono male. Io boh, li faccio coccia pelata. Che poi fare Via Vittoria è più una formalità che altro. Allora, ci siamo! Eccoci qua. Oh no, c'è lui. Lui potrebbe essere pericoloso anche qui, eh. Il capopalestra di questa città ha perso ogni entusiasmo nelle lotte, quindi se gli dai una bella lotta è capace che magari si riaccende la scintilla e quindi tornerà a fare il capopalestra come si deve. C'era bisogno? Poi lui è tipo fuoco, in teoria, ma nel gioco ci sono solo due tipi fuoco, quindi vi lascio immaginare quali altri Pokémon abbia. Andate su Diamante e Perla e li vedete, cioè Bulbapedia, Serebi, Central, insomma, una qualsiasi wiki Pokémon me lo trovate. Una roba. Mamma mia. Vinta come si confà ad un allenatore rispettabile, cioè facendo andare KO tutti gli altri per revitalizzare più forte. Sempre così è stato e sempre così sarà. Trova il capo palestra. Ah, sarà lei? Non voglio parlare con te, con lei, Dalia. Cosa ti porta qui la palestra? Sì, buona fortuna, non ti preoccupare. Ed eccoci qua, pronti a sfidare l'ultimo capo palestra della regione di Sinnoh. Bene, sfidante. Non sono molti quelli che mi vengono a sfidare o che hanno quello che serve per sfidarmi. Sono state tutte quante lotte noiose. Io sono Corrado, capo palestra della regione di Sinnoh. Dicono che sia il migliore. Ad ogni modo, diamoci una mossa. Spero che tu sia l'allenatore che possa riaccendere la fiamma. La scintilla o la fiamma delle lotte? Comunque, lotta in doppio, c'era già Rotom lì fuori, pronto. Facciamo un Flame Wheel su Rotom e Dragon Pulse. Dragon Pulsar su Raichu. Raichu è più veloce, ovviamente ci attacca per primo. E te pare. Ma c'ha la Orb? Che. Perché lo ritira? Lanturn. Ah. Ma ti va male comunque, amico mio. Mi sa che Raichu era più veloce. Lo rimanda ora. Mi dispiace, Swallow. Se ti prendi un attacco elettro, ma andava fatto per il bene superiore, voglio dire. Ah, bravo Corrado. Bene superiore un paio di Pokéball. Non ha fatto niente all'Anturn. Allora, Lanturn non mi fa particolarmente paura. Con un altro attacco dovrebbe andare KO. E se non ci va, non me ne può fregare di meno. Perché Raichu deve andare KO visto che ha Surf e potrebbe rivelarsi un. Però. Questo gli fa statico sicuramente. Lo vediamo. Ah, Extreme Speed, certo, per togliermi di mezzo Flygon. Quale Raichu non ha Extreme Speed nel suo set? Quale? Quindi ora attacchiamo Lanturn con un attacco rapido. Meglio di niente. Peggio. È 4x su Sceptile, visto che è anche Drago. Ricarico un po' di HP, che sono pochi, ma. Se possono servire a reggere Luxray, che dovrebbe comunque attaccare Gengar. Giusto, Luxray attacchi Gengar? No, perché ha gelo denti. Questi non giocano competitivo nel 2024. Questi giocano competitivo nel 2124. Ma vabbè, sì, cos'è? Coscosa. Perché ha denti stretti quel Luxray? Buono, buono. Let's go! Vai! Buono. Va benissimo così. Va benissimo così. Oh, bene! Uno contro uno allora siamo! Servirà davvero Intimidate contro Manectric?
No, T-Wave. Vuole paralizzare i miei movimenti. Wow, vicino alla kill, non la prendo. Mannaggia, mannaggia, mannaggia. No, ora me la prende lui però la kill. No, devo cambiare Pokémon. Devo revitalizzare per forza. No, revitalizzo Feraligatr che gli faccio Acqua Jet e via. Più che altro perché gli ho fatto Close Combat due volte, quindi era una kill sicura per lui al prossimo turno. Non potevo fare niente se non ricaricare all'infinito il Pokémon e sprecare inutilmente le pozioni. Ed eccola qua. Ah sì, ora è tutto tranquillo, si alza il colletto. Ma no, ma io sono bravo a lottare, che hai vinto perché non ho espresso tutto me stesso. Quindi la lotta è stata bella, ora voglio lottare ancora. Non ho lucidato le medaglie, ma ora lo faccio, se posso farlo, perché non mi ricordo se era solo touchscreen, ma non mi pare. Ah sì, posso pulirle solo quando ce l'ho portatile. Non si può fare. Oh, eccoci qua. Questa è l'entrata per Via Vittoria. Ma prima curiamoci. E ora, con calma. Eccolo, guardalo lì. Il tacchino infuocato. Bello. E mo chi è questo? Beh, percorso 224. Beh, ci viene chiesto di dirigerci qui perché c'è Lucinda che ci vuole sfidare. E poi qui è il percorso dove si prende Shaymin, ma nel post-lega. Molto semplice, alla fine dei conti. Perfetto, e ora? Mi tocca rifare la Via Vittoria perché non penso proprio di volare qui. Infatti, te pareva. Usciamo! Ed eccoci qua. Allora, eccolo Shaymin, attenzione. Che c'è Shaymin? Dimmi. Sei contento? Ti ho portato un fiore, la Gracidè. Ah, il fiore finale. Ok, il profumo del fiore che prende a terra sa di Kalos. Quindi era l'ultimo fiore che mi mancava di quelli che mi dà lui per bruciarli con il bruciaincenso e quindi far apparire i Pokémon di quella regione. Non l'ho mai fatto. Però sapevo che serviva a quello. Allora, per quanto riguarda la musica della Lega, vi lascio qui. Vi ringrazio per aver seguito il video. In descrizione trovate come sempre tutti quanti i link utili per seguirmi dove vi pare, se vi va. La prossima volta tutti Super 4 con la campionessa Annessa. Non volevo fare la rima, ma è uscita così. E ci vediamo ovviamente al prossimo video. Ciao!